1984. 1984. George Orwell, 1948. War is peace. Ignorance is strength. Freedom is slavery. La distopia per antonomasia nell'immaginario collettivo. Un mondo futuro, dominato da tre superpotenze. Diverse solo nella forma. Un mondo brutale, senza alcuna libertà, con a capo un'oligarchia paranoica. Il protagonista, Winston Smith, un oscuro rappresentante della classe inferiore del partito stato dominante, tenta l'estrema ribellione, sviluppare un pensiero autonomo. Sotto il monito onnipresente del Grande Fratello, fantomatico leader del partito, la società vive in povertà e degrado, nonché in una condizione di guerra continua, un'emergenza costante che impedisce ogni possibilità di progresso e giustifica ogni forma di repressione dell'individuo. Il partito, tramite l'educazione e la propaganda, lavora costantemente per privare la popolazione, anche delle basi linguistiche, dunque del pensiero, in grado di esprimere dissenso. George Orwell, scrittore e giornalista britannico, penna finissima, ci accompagna alla scoperta del pensiero ossimorico, che tutto impedisce e tutto giustifica. 1984 deve molto alle più famose distopie precedenti, eppure è opera originale e potente, una pietra miliare della letteratura del XX secolo.